Come il sole non può dividersi, così nella bianchezza dell'ostia io sono tutto unito, Dio e uomo. Se l'ostia si spezzasse e fosse possibile farne mille migliaia di frammenti, in ciascuno è tutto Dio e tutto uomo, come ho detto. Come lo specchio può andare in frantumi e tuttavia non si divide l'immagine che si vede in ogni suo pezzo. Così, anche dividendo quest'ostia, non vengo diviso io, tutto Dio e tutto uomo, ma sono tutto in ciascuna parte. Perciò questo sole non può soffrire diminuzione in se stesso, come il fuoco. Se tu, ad esempio, avessi un lume e tutto il mondo venisse per accendervi una fiamma, non per questo il lume diminuirebbe. Ciascuno lo riceverebbe intero. È vero, piuttosto, che di questo lume si partecipa più o meno, a seconda della materia, di chi lo riceve, in quella stessa misura può ricevere il fuoco. Affinché ciò ti sia più chiaro, ti porto questo esempio. Se fossero in molti a portare candele, e di queste l'una pesasse un'oncia, e un'altra 2 once, e un'altra 6 once, e quale 1 libra, e quale più, e tutti si avvicinassero a quel lume per accendere le loro candele, e ciascuno nella sua candela, sia quella più piccola, sia quella più grande, vedesse accendersi il lume nella sua interezza, cioè il calore, il colore e la luce stessa. Tuttavia tu giudicheresti che chi porta la candela di 1 once ha un lume più piccolo di chi porta la candela di 1 libra. Lo stesso avviene per coloro che ricevono questo sacramento, a seconda di chi porta la sua candela, cioè a seconda della misura del santo desiderio con il quale si riceve e assume questo sacramento. Questa candela per sé è spenta e si accende quando riceve il sacramento. È spenta, dico, perché voi non siete niente. Io vi ho data la materia con cui potete alimentare questo lume e riceverlo. E la vostra materia è l'amore, perché per amore io vi ho creati. Perciò non potete vivere senza amore. Questo essere dato per amore riceve la buona disposizione nel santo battesimo che voi ricevete in virtù del sangue di questo Verbo. In nessun altro modo potreste partecipare di questo lume, anzi sareste come candela senza lucignolo, che non può ardere né ricevere in sé la fiamma. Così sarebbe di voi se non aveste ricevuto nella vostra anima il lucignolo a cui il nome si appiglia, cioè la Santissima Fede, e con essa la grazia che nel battesimo ricevete insieme con la buona disposizione della vostra anima, creata da me come atta ad amare. Ti ho detto, infatti,
che l'anima è tanto atta ad amare che senza amore non può vivere, essendo l'amore il suo cibo. Dove si accende quest'anima, unita nel modo che ti ho detto? Al fuoco della divina carità, amandomi e temendomi, e seguendo la dottrina della mia verità. È vero che si accende in misura maggiore o minore, a seconda della materia che essa offrirà a questo fuoco. Ma benché tutti siate costituiti della stessa materia, ossia creati a mia immagine e somiglianza, e voi cristiani abbiate in voi il lume del Santo Battesimo, ciò nonostante ognuno può crescere nell'amore e nella virtù, a seconda della vostra volontà e secondo che piaccia a me. Con ciò, voi non mutate affatto la vita spirituale che io vi ho data, ma crescete, irrobustite le virtù nell'amore, usando il libero arbitrio nella virtù e nello zelo della carità, fino a che avete tempo. Passato il tempo, infatti, non potete fare più niente. Così dunque, potete crescere nell'amore, come ti ho spiegato. Con questo amore, voi venite a ricevere quel dolce e glorioso lume che io vi ho affidato da amministrare per mezzo dei miei ministri e che vi ho dato in cibo. E pur ricevendolo intero, di esso tanto ne ricevete quanto è l'amore e l'ardente desiderio che gli offrite. Come ti ho spiegato, facendoti l'esempio delle candele che hanno fiamme più o meno grandi a seconda del loro peso. Eppure, se in ciascuno il lume ricevuto si vede tutto intero e indiviso, non può infatti essere diviso, come ho detto, per alcuna imperfezione, né vostra né dei ministri. Tuttavia, tanto partecipate in voi di questo lume, cioè della grazia sacramentale, quanta è la misura del santo desiderio con cui vi disponete a riceverlo. Chi poi si accostasse a questo dolce sacramento, in stato di peccato mortale, non ne riceve grazia, pur ricevendo tutto me, Dio e uomo, come ti ho detto. Ma sai tu come si trova quest'anima che riceve il sacramento indegnamente? Essa sta come la candela, che cadutavi dentro dell'acqua, può solo stridere quando è accostata al fuoco. E il fuoco non ancora vi ha attecchito, che già vi è spento, e non rimane altro che fumo. Quest'anima, pertanto, che pur ricevette il santo battesimo, come quella candela si bagnò nel suo intimo, con l'acqua della colpa, che inumidì il lucignolo del lume di grazia del battesimo. Non essendosi scaldata al fuoco del vero pentimento, confessando la propria colpa, si presentò alla mensa dell'altare a ricevere questo lume corporalmente, ma non mentalmente. E non essendo quell'anima disposta come si deve a così grande mistero, questo lume di verità
non rimane in lei con la grazia, ma se ne allontana. E l'anima resta in più grande confusione, spenta, ottenebrata e in più grave colpa. Così che di questo sacramento essa non sente altro che lo stridore del rimorso di coscienza, e non già per difetto del lume, il quale non può subire alcuna diminuzione, ma a causa dell'acqua che esso trova nell'anima. L'acqua della colpa ostacola lo slancio dell'anima, che non può ricevere questo lume. Vedi dunque che in nessun modo questo lume può essere diviso. In esso il calore e il colore sono strettamente uniti. E per quanto piccolo sia il desiderio dell'anima nel riceverlo, o per difetto che fosse nell'anima di chi lo riceve o di chi lo somministra, come ti ho detto avvenire del sole, pur risplendendo su cose immonde, non si contamina. E così, il dolce lume che è in questo sacramento, per nessuna cosa viene macchiato, né diviso, né diminuisce la sua luce, né si stacca dal proprio centro. Nemmeno se tutto il mondo assumesse in stato di colpa la luce e il colore di questo sole. Allo stesso modo, questo Verbo, questo Sole, che è l'unigenito mio Figlio, non si stacca dal Sole, che io, Eterno Padre, sono, per il fatto di essere somministrato a chiunque voglia riceverlo, nel corpo mistico della Santa Chiesa. Ma tutto egli vi rimane, e tutto voi lo ricevete, Dio e uomo. Come ti mostrai con l'esempio del lume, dove chiaramente vedi che se anche tutto il mondo ne prendesse, tutti l'avrebbero, e tuttavia esso resterebbe intero. Figlia carissima, apri bene l'occhio dell'intelletto per contemplare l'abisso della mia carità. Non v'è creatura dotata di ragione che non si senta sciogliere il cuore per slancio d'amore, vedendo tra gli altri benefici ricevuti da me quello che ricevete in questo sacramento. Con quale occhio, carissima figlia, tu e gli altri dovrete vedere e contemplare e toccare questo mistero? Non certo con il tatto e la vista corporea,
perché tutti i sensi del corpo sono inadeguati. Come puoi osservare, l'occhio non vede altro che la bianchezza del pane. Né la mano tocca altro, né il gusto altro sente che il sapore del pane. Cosicché le grossolane sensazioni del corpo vengono ingannate. Ma non può essere ingannato il sentimento dell'anima, purché essa voglia, cioè purché essa non voglia privarsi da sé del lume della santissima fede, a causa delle sue infedeltà. Dunque è il sentimento dell'anima, quello che gusta, vede e tocca questo sacramento. Con che occhio lo vede? Con l'occhio dell'intelletto, se in esso vi è la pupilla della santissima fede. Quest'occhio vede in quella bianchezza tutto Dio e tutto uomo, la natura divina unita con la natura umana. Il corpo, l'anima, il sangue di Cristo. L'anima unita al corpo e il corpo con l'anima, uniti con la mia natura divina, senza distaccarsi da me. Come, se ricordi, io ti manifestai quasi al principio della tua vita. Ma non lo vede soltanto con l'occhio dell'intelletto, bensì anche con l'occhio del corpo. Sebbene, a causa del lume intensissimo, l'occhio corporeo subito perda la capacità di vederlo, onde rimane solo la visione dell'occhio dell'intelletto. Te lo mostrai, perché tu ne fossi più illuminata, in occasione della guerra che il demonio ti aveva fatto proprio a proposito di questo sacramento, e anche per farti crescere nell'amore e nel lume della santissima fede. Perciò sai che recandoti in chiesa una mattina all'alba per assistere alla messa, essendo stata poco prima tormentata dal demonio, ti mettesti dritta davanti all'altare del crocifisso. Il sacerdote, intanto, era venuto all'altare di Maria. E tu te ne stavi là, a considerare il tuo difetto, perché temevi di avermi offeso per la molestia a te arrecata dal demonio, e a contemplare l'ardore della mia carità che ti aveva fatta degna di ascoltare la messa. Sebbene tu ti reputassi indegna persino di entrare nel mio tempio santo. Allorché il sacerdote giunse alla consacrazione, e all'atto della consacrazione tu alzasti gli occhi su di lui. Mentre egli pronunciava le parole della consacrazione, io mi manifestai a te. Tu vedesti uscire dal mio petto un lume, come il raggio che esce dal disco del sole, senza tuttavia staccarsene. Entro quel raggio di luce, strettamente ad esso unita, scendeva una colomba. Veniva a colpire l'ostia in virtù delle parole della consacrazione pronunciate dal sacerdote. E di fronte a ciò, il tuo occhio corporeo non bastò a sopportare la luce, ma ti rimase solo l'occhio dell'intelletto, con il quale vedesti e gustasti l'abisso della Trinità. Tutto me, Dio e uomo, nascosto sotto il velo di quella bianchezza. Tuttavia, la luce e la presenza del Verbo che tu vedesti mentalmente sotto quella specie non cancellavano la bianchezza del pane, e l'uno non impediva l'altro. Né il vedere me, Dio e uomo, in quel pane, né quel pane era cancellato da me, perché non gli veniva tolta la bianchezza, né il poterlo toccare e gustare.
Tutto questo ti fu mostrato dalla mia divina bontà, come già ti ho detto. A chi rimase la capacità di vedere? All'occhio dell'intelletto, con la pupilla della Santissima Fede. Così che il vedere spetta principalmente all'occhio dell'intelletto, in quanto questo non può essere ingannato. Con l'occhio dell'intelletto dovete contemplare questo Santissimo Sacramento. E chi lo può toccare? La mano dell'amore. Con questa mano, infatti, si tocca ciò che l'occhio ha visto e conosciuto in questo sacramento. L'ostia si tocca per fede con la mano dell'amore, quasi a certificare quello che si vede e si conobbe intellettualmente con la pupilla della fede. E chi lo può gustare? Il gusto del santo desiderio. Il gusto del corpo sente il sapore del pane. Il gusto dell'anima assapora me, Dio e uomo. Vedi dunque come i sensi corporei vengono ingannati, ma non è ingannato il sentimento dell'anima. Questa viene assicurata e illuminata in se stessa, perché l'occhio dell'intelletto ha visto con la pupilla della Santissima Fede. E poiché vide, conobbe. E perciò lo tocca anche con la mano dell'amore. Poiché ciò che ha visto, ora tocca per amore, con fede. E con il gusto dell'anima, unito all'ardente desiderio, assapora la mia infuocata carità. L'amore ineffabile, con il quale l'ho fatta degna di ricevere il grande mistero di questo sacramento e la grazia che in esso vi viene data. Vedi dunque come dovete ricevere e contemplare questo sacramento, non soltanto col sentimento corporeo, ma col sentimento spirituale, disponendo il sentimento dell'anima a riceverlo e a gustarlo, come ti ho detto. Considera, carissima figlia, a quale eccellentissimo stato è elevata l'anima quando riceve, nel modo dovuto, questo pane della vita, cibo degli angeli. Nel riceverlo, essa sta in me e io in lei. Come il pesce sta nel mare e il mare nel pesce. Così io sto nell'anima e l'anima in me. Mare di pace. Nell'anima permane la grazia e vi rimane perché essa ha ricevuto questo pane della vita in stato di grazia. Dopo che si è consumata la specie del pane, io vi lascio l'impronta della mia grazia, come il sigillo che si imprime sulla cera calda. Quando il sigillo viene tolto, la sua impronta rimane. Allo stesso modo, vi rimane nell'anima la forza di questo sacramento,
ossia il calore della mia divina carità, clemenza dello Spirito Santo. Vi rimane il lume della sapienza del Figlio mio unigenito, nella quale l'occhio dell'intelletto viene illuminato. E l'anima rimane fortificata, partecipando della mia fortezza, della mia potenza, che la rende forte e potente contro la propria passione sensibile, contro i demoni e contro il mondo. Vedi così come le resta l'impronta dopo che è stato tolto il sigillo. Consumata la materia, ossia gli accidenti del pane, questo sole vero si ritrae nella sua sfera, senza peraltro esserne mai staccato, come ho detto, perché sempre è stato unito a me, dopo che l'abisso della mia carità ve lo ha dato in cibo per generosità e provvidenza divina, sovvenendo alle vostre necessità col procurarvi il nutrimento della mia dolce verità, in vista della vostra salvezza, affinché vi sosteniate in questa vita, ove siete pellegrini e viandanti, e anche affinché non perdiate la memoria del beneficio del sangue. Vedi perciò quanto siete tenuti alla riconoscenza e all'amore per me, poiché io tanto vi amo, e perché io sono somma ed eterna bontà, degno di essere amato da voi. Figliola carissima, ti ho detto queste cose affinché tu possa conoscere meglio la dignità alla quale ho innalzato i miei ministri e perché tu ti dolga delle loro miserie. Se essi considerassero la propria dignità, non giacerebbero nelle tenebre del peccato mortale, né deturperebbero il volto della loro anima, poiché non solo non debbono offendere me e la loro dignità, ma nemmeno se gettassero il loro corpo nel fuoco potrebbero corrispondere a una grazia e un beneficio tanto grandi quali quelli che hanno ricevuto. In questa vita, infatti, è impossibile raggiungere una dignità più eccelsa. Essi sono i consacrati da me, e io li chiamo i miei Cristi, perché ho dato loro me stesso da amministrare per voi, ponendoli come fiori profumati nel corpo mistico della Santa Chiesa. Questa dignità che gli angeli non hanno, io l'ho data all'uomo e propriamente a coloro che ho eletti a miei ministri, considerandoli come angeli. Ed angeli in terra devono essere in questa vita, perché devono avere purezza angelica. Ad ogni anima io chiedo purezza e carità, con l'amore per me e per il suo prossimo, e con tutto l'aiuto che al prossimo si può dare, con l'esercizio della preghiera, la costante dilezione della carità. Ma più grande purezza io chiedo ai miei ministri, e più amore per me e per il prossimo, in quanto essi amministrano il corpo e il sangue del Figlio mio unigenito con ardore di carità e fame della salvezza delle anime, a gloria e lode del mio nome. Come questi ministri vogliono che sia tersissimo il calice nel quale si consuma il sacrificio, così io richiedo in loro nettezza e purità di cuore, di anima e di mente.
anche il corpo. Voglio che essi conservino in perfetta purezza. Poiché esso è strumento dell'anima. Né voglio che si alimentino o si involgano nel fango dell'impurità, o che siano gonfi di superbia cercando alte cariche, o duri di cuore verso se stessi e il loro prossimo. Non possono infatti essere crudeli verso di sé senza che la loro crudeltà ricada sugli altri. Se essi infatti sono crudeli verso se stessi per le loro colpe, lo diventano verso le anime di chi è loro vicino, perché non danno buon esempio con la loro vita, né si curano di strappare le anime dalle mani del demonio, o di somministrare loro il corpo e il sangue del figlio mio unigenito, né me, luce vera, negli altri sacramenti della Santa Chiesa. In questo modo, quando sono crudeli verso se stessi, lo sono anche verso gli altri. Voglio che i miei ministri siano generosi e non avari, ossia che non facciano commercio del dono di grazia dello Spirito Santo per cupidigia o avarizia. Non così debbono comportarsi, né io lo voglio. Invece, quanto hanno ricevuto in dono per abbondanza di carità da parte della mia bontà, altrettanto debbono donare con spirito di carità e di generosità di cuore a tutte le creature dotate di ragione che in umiltà ne chiedano, per amore del mio onore e della salvezza delle anime. E non debbono pretendere denaro per nessuna cosa, in quanto non l'hanno comperata, ma ricevuta per grazia da me, allo scopo di dispensarla a voi. Essi possono però, ed anzi debbono, prendere elemosine. Similmente deve comportarsi il fedele che riceve dal sacerdote, cioè da parte sua, quando può, deve dare in elemosina. I miei ministri, infatti, debbono essere nutriti nelle cose temporali da voi, che avete il dovere di provvedere alle loro necessità, mentre voi ricevete da loro il cibo, il nutrimento della grazia e i doni spirituali, cioè i santi sacramenti che io ho disposti nella Santa Chiesa, affinché vi siano somministrati per la vostra salvezza. Voglio che sappiate come senza paragone danno più essi a voi che voi a loro. È infatti impossibile che le cose finite e transitorie con le quali voi provvedete loro possano paragonarsi a me, Dio, che sono infinito, e che essi, per mia disposizione, vi somministrano nel sacramento dell'Eucaristia, per mia divina provvidenza e carità. Ciò valga non soltanto rispetto al mistero eucaristico, ma anche rispetto a qualsiasi altra forma in cui vi siano date grazie spirituali, da qualsiasi creatura vi vengano, o per mezzo della preghiera o d'altro. Tutti i vostri beni temporali non possono aggiungere nulla, né possono corrispondere
al valore di quello che ricevete, su piano spirituale. Ora ti spiegherò come i miei ministri debbono distribuire i beni temporali che ricevono da voi. Essi debbono farne tre parti. Una parte serve per la loro vita, l'altra per i poveri, e la terza a disposizione della Chiesa, per quanto si rende necessario. E non diversamente. Se facessero diversamente, mi offenderebbero. In questo modo si comportavano i dolci e gloriosi ministri, la cui eccellenza, come ti dissi, io volevo che tu contemplassi insieme alla dignità che avevo loro concessa, innalzandoli ai miei consacrati, come ti ho detto. Essi hanno esercitata questa dignità nella virtù, così da vestirsi del dolce e glorioso sole che io ho affidato loro da amministrare.